Fra qualche giorno si terrà la cerimonia degli European Film Awards dopo le nomination del mese scorso. La giuria e il suo staff, circa 3.800 membri, rappresentano e difendono arte, mestiere e maestranze dell'industria cinematografica e europea. Ai microfoni di Euronews, la direttrice dell'European Film Academy. Vogliamo premiare il cinema europeo, vogliamo promuovere il cinema europeo, il che è molto importante perché tutti sappiamo che oggi non è più così presente in sala rispetto a quello americano, ad esempio. Il nostro cinema ha bisogno anche di molta promozione perché abbiamo così tante storie da così tanti paesi e anche un modo per scoprire cosa sta succedendo in altri paesi e società. Quest'anno la cerimonia sarà più intima e distribuita su più giorni, con una sezione dedicata all'animazione e al genere commedia. Il più grande autore di teatro del XX secolo. Di cosa parla la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent de lendemain meilleur. Ça vous parle pas, ça? Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Je suis là pour les tirer vers le haut. Oh, vas-y, c'est relou ton truc. Sarà una cerimonia più intima, più piccola. Vogliamo trasmettere quello che ha sempre contraddistinto le nostre. L'evento si terrà online dall'8 al 12 dicembre. We want to give all the nominees a very warm welcome, even if they can't be there physically. Sembla che estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Ale, bougez vous les fesses! No passa gant! Les madres del mundo es que van subiendo y tiemblan.